Che è inutile, mostra inutile con degli insegnanti che meriterebbero di essere mandati all'asilo. Liceo Leonardo di Pescara, dei professori che ritengono che sia meglio andare in bicicletta e andare a mangiare che vedere una mostra sul Rinascimento. Sono gli insegnanti del Leonardo Vinci di Pescara che vogliono dire ai loro allievi che è più importante mangiare e andare in bicicletta. Abbiamo organizzato ho capito, ma vedere una mostra è sempre l'imprevisto, è la vicenda della vita. Se lei non incontra uno per caso, non si sposta. Ragazzi non ci possono. Come non può portarli a vedere una mostra? No, adesso no, perché abbiamo altro da fare. Adesso no, perché ci sono delle regole. Sì. Le regole sono la fine della vita. Con le regole le porta queste ragazze alla dannazione. Ci tenga le sue regole. Comunque, sono quelli che se ne stanno andando, hanno una mostra di Rinascimento in cui entrare gratis, vanno a mangiare il biscotto perché sono delle regole, perché sono in 40, 40 incapaci, come dire. Allora, sentirsi dare degli incapaci? Lo dice lei che sono incapaci perché devono seguire le sue regole. Io dico, vadano dentro, vanno gratis, vedono la mostra. Come sta? No, ha detto, ci sono le regole, devono andare, sono liberi, certo, ma se un insegnante mi dice che il Rinascimento è una cosa che dovrebbe conoscere anche lei, certo che non ci vanno. Certo che l'hanno studiato, noi abbiamo organizzato. L'hanno studiato, non lo studiano dal vivo? Sì, cosa avete studiato? Quindi, cosa avete visto oggi? No, io non sono un insegnante di arte, in ogni caso noi abbiamo... No, però l'avete studiato, anche loro non sono insegnanti di arte. Se non possono andare, saremo liberi di gestirci la nostra giornata, grazie. Sì, gestite la giornata dell'ignoranza e dell'incapacità che portate ai ragazzi. Via, 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 via con questi insegnanti ignoranti come capre. Capre di insegnanti. Capre! Comunque si chiama Scuola Leonardo da Vinci, Istituto Leonardo da Vinci di Pescara, e gli insegnanti sono fatti così, che sono nel più bel palazzo del Rinascimento a Ferrara. Sono entrati, hanno consegnato il loro audio per le audioguide e poi, pur potendo entrare gratis, nell'arco anche di mezz'ora con gli insegnanti li hanno portati via perché non vedessero la mostra. Questo è uno scandalo, lo dirò al ministro Valditara, che ai suoi insegnanti insegni che non ci sono delle regole nella vita soltanto, ma che quando c'è un imprevisto che ti può far vedere delle cose, dovresti avere l'avventura di seguirlo, altro che le regole. Queste sono le regole di insegnanti incapaci che portano i giovani verso il nulla. Hanno un'organizzazione precisa con degli orari in cui c'è il mangiare e l'andare in bicicletta. Ma se questo si ritarda di mezz'ora, lo dico in maniera non incazzata, non cambia nulla. Allora le regole possono essere in qualche modo interpretate, ma quell'insegnante con quell'aria, se noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, con il Rinascimento, dico, cosa avete visto? Ma io non insegno arte. Allora per cosa è venuta a Ferrara? È venuta a Ferrara per parlare a dei ragazzi che non insegnano arte di qualcosa che riguarda l'arte a Ferrara, cioè il Rinascimento. E la possibilità di vedere la mostra gratuitamente, hanno preferito andarsene. Il che naturalmente non è colpa loro e neanche degli insegnanti, è colpa di una mentalità intollerabile per cui non si ha lo spirito di vedere una cosa che improvvisamente accade, c'è l'imprevisto che è il senso stesso della vita. Stavo per dirle, se lei per imprevisto incontra una persona che le piace a Ferrara, potrebbe pure sposarsi, ammesso che il destino di sposarsi sia un buon destino. Quindi l'imprevisto è la vita. Se uno si trova davanti all'imprevisto e non lo coglie, che sono le regole, porta quei ragazzi alla dannazione, i quali con quelle facce che avevano, tutto sommato inespressive, perché hanno mostrato così una qualche indifferenza, erano interessati soltanto ad andare a mangiare, arrivare alla bicicletta, a fare qualcosa, diciamo. Che naturalmente era triste, non per loro, neanche per gli insegnanti, ma perché è una specie di spirito di gregge che nell'umanità rappresenta il vero limite per cui il mondo non cambia, perché si fanno le cose che sono state previste nelle regole e quindi le loro hanno le regole e devono andare, è quelli lì che stanno seguendo. E nel non vedere compensata neanche la gentilezza, uno è gentile non perché vuole essere ringraziato, ma perché pensa che ci sia da parte dei giovani la necessità di fare qualcosa su un minimo di curiosità o di stimolo. Certamente incontrare sgarbi può determinare curiosità, se non stimolo. E a quel punto la loro guida, la guida di Ferrara, che hanno seguito in un percorso tra Medioevo e Rinascimento, che gli insegnanti non avevano collegato alla mostra, che era un'integrazione fondamentale di quel percorso, e a un certo punto lì c'è un principio da cui si parte, c'è un ordine per cui un gruppo di Pescara, Istituto Leonardo da Vinci, viene, arriva dentro il Palazzo dei Diamanti, ne vede la facciata, ma non vede la mostra. Ora, forse non vedere una mostra non è necessario, ma il museo che è qui sopra al primo piano è un elemento fondamentale del Rinascimento. Quindi la guida di Ferrara, che è stata chiamata e responsabile dell'istituto, non ha ritenuto di dover indicare tra le priorità, come invece sa, perché lo ha detto la guida, anche la mostra, o se no la mostra, il museo. Quindi io mi accorgo che questi giovani escono dal Palazzo degli Amanti e penso che escano dalla mostra. A un certo punto, quando
mi vede la guida, mi dice che ha fatto il giro ma in cui la mostra non era prevista, allora io faccio una doppia offerta, non l'avevo già fatta perché nella considerazione che fossero venuti per vedere la mostra, dico però rischiate di aver perso la mostra di un grande pittore contemporaneo che si chiama Carlo Guarienti, che ha 100 anni, che è esposto ancora per qualche giorno al castello, e per indurli ad andare con quella gentilezza che in questo caso è tentativo di avvicinare all'arte persone senza che la debbano pagare, perché pagare le opere d'arte può essere qualcosa che ti fa fare una, ti induce a una reazione di resistenza o a non valutare l'opportunità di farlo perché devi pagare 10-12 euro per vedere una mostra. Dico allora voi andate al castello presentandovi come studenti del Leonardo da Vinci di Pescara, potete entrare gratis, e su questo chiedo 3 o 4 volte, perché sono sicuro che la memoria dei giovani può essere distratta, chi è l'autore che devono vedere. Guarienti, dice uno, Guarienti, dice l'altro, Guariente, dice la terza, dico beh allora ho capito che devono andare lì. Mentre quindi io sto per salutarli, quindi nessuna polemica, anzi una gentilezza e il desiderio che essi gratuitamente vedano la mostra di un grande pittore del Novecento, che compie 100 anni quest'anno, vengo a sapere dal loro professore, da uno dei loro professori, che non hanno visto la mostra del Rinascimento, come conferma anche la guida. Allora penso, beh, sono qui, sono proprio qui dentro, basta che facciano 3 metri e possono entrare. E allora, pensando che loro abbiano un impegno che non hanno, perché non sanno in che ristorante andranno, sanno soltanto che devono fare un giro in bicicletta, che si può fare anche fra un'ora, dico alla responsabile della biglietteria, chiunque venga da qui in avanti dicendo che è studente dell'Istituto Leonardo da Vinci di Pescara, entra gratis. Mi sembrava un altro gesto di gentilezza, per cui non volevo riconoscenza. Quando lo vado a comunicare, dico, però, visto che siete qua, invece di andarci uno per volta per sua scelta, lei, professore, li prende tutti insieme, li porta dentro e in mezz'ora mostra loro almeno 10 capolavori. E lui resiste come se questa cosa fosse improbabile, perché devono andare a mangiare. Allora di Natale il direttore di Ferrara Arte dice beh però c'è un ristorante anche qui, e quindi li si invita ad andare al ristorante nel tempo che si desiderano, per poi uscire nell'arco di una ventina di minuti, di mezz'ora, e andare tutti insieme a vedere la mostra. Su quello intervengono prima una donna poi un'altra, e con fare dice no, ma loro non possono farlo. Come non possono farlo? No, perché c'è un altro programma. Che programma è? Devono andare in bicicletta. Benissimo, so che devono andare in bicicletta, però possono entrare e in mezz'ora, con una adesione di programma, vedono una cosa molto importante. E dice no, ma non va bene così, perché ci sono delle regole e sono 40. Come si fa a portare in giro 40 ragazzi? Entrate, vi dividete nelle stanze e vedete la mostra. Questa era la mia logica, no? Perché la disciplina e la regola, loro hanno già fatto quello che dovevano fare sul Rinascimento. Se mi dica per esempio che cos'è qua il Rinascimento, dice, ah, non posso dirlo perché io non sono un insegnante di italiano, questo credo che sia di arte, quindi questo non è registrato. Quindi, non essendo un insegnante di arte, neanche gli allievi sono insegnanti di arte, però per un insegnante, per un allievo, vedere una mostra vuol dire, ammesso che forse sbagliamo a fare le mostre, forse non vanno fatte, vuol dire apprendere qualcosa che potrà essere una ragione di curiosità, di accrescimento. Il Rinascimento poi è pieno di stimoli. Nessuna polemica, anzi una gentilezza e il desiderio che essi gratuitamente vedano la mostra di un grande pittore del Novecento, che compie 100 anni quest'anno. Vengo a sapere dal loro professore, da uno dei loro professori, che non hanno visto la mostra del Rinascimento, come conferma anche la guida. Allora penso, beh, sono qui, sono proprio qui dentro, basta che facciano 3 metri e possono entrare. E allora, pensando che loro abbiano un impegno che non hanno, perché non sanno in che ristorante andranno, sanno soltanto che devono fare un giro in bicicletta, che si può fare anche fra un'ora, dico alla responsabile della biglietteria, chiunque venga da qui in avanti dicendo che è studente dell'Istituto Leonardo da Vinci di Pescara, entra gratis. Mi sembrava un altro gesto di gentilezza, per cui non volevo riconoscenza. Quando lo vado a comunicare, dico, però visto che siete qua, invece di andarci uno per volta per sua scelta, lei, professore, li prende tutti insieme, li porta dentro e in mezz'ora mostra loro almeno 10 capolavori. E lui resiste come se questa cosa fosse
improbabile perché devono andare a mangiare. Allora di Natale il direttore di Ferrara Arte dice: beh, però c'è un ristorante anche qui, e quindi li si invita ad andare al ristorante nel tempo che essi desiderano, per poi uscire nell'arco di una ventina di minuti, di mezz'ora, e andare tutti insieme a vedere la mostra. Su quello intervengono prima una donna, poi un'altra, e con fare dice: no, ma loro non possono farlo. E come non possono farlo? No, perché c'è un altro programma. Che programma è? Devono andare in bicicletta. Benissimo, so che devono andare in bicicletta, però possono entrare e in mezz'ora, con una direzione di programma, vedono una cosa molto importante. E dice: no, ma non va bene così, perché ci sono delle regole e sono 40. Come si fa a portare in giro 40 ragazzi? Entrate, vi vedete nelle stanze, vedete la mostra. Questa era la mia logica, no? Perché la disciplina e la regola, loro hanno già fatto quello che dovevano fare sul Rinascimento. Mi dica per esempio che cos'è qua il Rinascimento. Dice: ah, non posso dirlo perché io non sono un insegnante di italiano, questo credo che sia di arte, quindi questo non è registrato. Quindi, non essendo un insegnante di arte, neanche gli allievi sono insegnanti di arte, però per un insegnante e per un allievo vedere una mostra vuol dire, ammesso che forse sbagliamo a fare le mostre, forse non vanno fatte, vuol dire apprendere qualcosa che potrà essere una ragione di curiosità, di accrescimento. Il Rinascimento poi è pieno di stimoli. Perfino Salvini ha paragonato la sua impresa del ponte di Messina all'impresa dei grandi artisti del Rinascimento, dei grandi architetti, ha citato Leonardo, Michelangelo, Raffaello, per dire che c'era spirito di impresa, coraggio, avventura. Allora io ho cercato di spiegare a questa professoressa che l'imprevisto dà senso alla vita. E stavo per dirle questo quando l'altra, evidentemente ancora più ideologica e legata alle regole, no, andiamo via, 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 e li ha cacciati via, li ha costretti ad andare via, li hanno irregimentati nel loro gregge, e ho visto uscire, mentre potevano entrare gratuitamente alla mostra, 40 ragazzi che non vedranno Ercole De Roberti, Francesco Del Cossa, dice chi se ne frega, appunto, chi se ne frega. All'insegnamento di questi tre insegnanti, tre neovisti, dell'Istituto Leonardo da Vinci contraddice il nome del loro istituto ed è, credo, un motivo di vergogna per gli insegnanti che hanno questa mentalità, di rabbia da parte mia per le regole che sono più forti dell'avventura, del divertimento, dell'imprevisto. L'imprevisto di per sé dovrebbe essere una ragione di attrazione. L'imprevisto era la mia presenza, l'imprevisto era la presenza di una persona che invece di ignorarli o tirarsela, che non era la mia natura, dice, forse con l'aria un po' strafottente, bizzarra, fuori delle norme, delle regole, venite, venite, entrate gratis, e si muove perché questa gratuità sia garantita attraverso la biglietteria. Tutto questo è stato ignorato, disprezzato, mortificato, e io sono sconcertato. Ma non dimenticherò l'Istituto Leonardo da Vinci di Pescara, e credo che dirò, ma non sarà forse inutile anche dirlo al Ministro perché sembrerebbe una ritorsione, no, lo ricordo qui, perché voi sappiate che se venite a Ferrara dovete seguire le regole, non pensate di poter girare la testa da un'altra parte, perché sarebbe un atto imprevisto. Le regole vi impongono di stare in un luogo meraviglioso, di poter vedere cose meravigliose, di poter vedere opere d'arte meravigliose, di voltare le spalle per andare a piedi verso un possibile ristorante non determinato, perché quello che era qui dentro evidentemente non l'hanno neanche valutato, e di andare in bicicletta dentro il più bel palazzo del Rinascimento italiano, con una mostra straordinaria che è stata ammirata da molti, e forse da tutti quelli che l'hanno vista. Il gruppo di Pescara, 40 ragazzi, da tre insegnanti, sono stati portati via, nonostante l'offerta di entrare gratuitamente, su cui non voglio che qualcuno mi ringrazi, ma siccome nascerà una polemica da questo video, diranno: ah, ma lei pensava di... No, io non pensavo di imporre la cultura. Pensavo di fare una gentilezza perché potessero arricchirsi di qualcosa in più rispetto al programma per cui erano venuti, che era Medioevo e Rinascimento. Lo hanno fatto a modo loro, non vedranno né le opere più belle del museo, del palazzo più bello del Rinascimento, perché non era previsto, e non vedranno neanche le cose più importanti del Medioevo, perché sicuramente non andranno neanche nel castello, pur avendo gratuitamente, per la mia determinazione, l'ingresso sia qui, a Palazzo dei Diamanti, sia al castello. Ora io sto cercando con questa diretta, o credo che sia più o meno lunga, mi viene in mente quanto è logorroico Scarsi, quindi forse era meglio parlare di meno, ma insomma sono molto sconcertato, e mi colpisce il fatto che questi siano andati via con l'aria indifferente, non sapendo quello che hanno perduto, e forse non avendo nessun desiderio o nessun rimpianto per quello che hanno perduto, e questo va benissimo. Vorrei sapere quelli che polemizzano con me dicendo: ma lei è stato prepotente. Prepotente nella gentilezza, perché sicuramente qualcuno dirà che io ho fatto qualcosa perché mi sono
contrapposto agli insegnanti, non li ritengo degni di fare gli insegnanti, la polemica può nascere di qua, sono gli insegnanti che non possono insegnare perché non hanno il senso dell'imprevisto, che è una parte fondamentale della ricerca. La conoscenza nasce perché uno trova una strada che non prevedeva di dover percorrere, e questa è la scoperta dell'America, come sappiamo tutti. Allora io immagino quelli che vorranno polemizzare, alcuni perché sono antipatico, alcuni perché io ho detto questa cosa con molta determinazione, ma era un'offerta di visita, come uno che apre la propria casa, dice entrate nella mia casa, e questo l'ho fatto come presidente di Federarte. Dopodiché ho maltrattato gli insegnanti, diranno, beh, gli insegnanti però devono insegnare le regole, sì, devono insegnare anche la regola di non rispettare regole stupide, questa è una regola stupida, quindi cerco di prevenire le polemiche di chi dirà, ma lei ha trattato male gli insegnanti, no, ho cercato di far ragionare gli insegnanti, se non ragionano loro, come potranno insegnare a ragionare ai ragazzi? Se non sanno capire, come io credo chiunque, quando mi è capitato, l'opportunità di entrare in un luogo, non solo con la persona che ha curato la mostra, non solo con Vittorio Sgarbio, sennò finta che non ci sia, ma con quello che ti dice puoi entrare gratis, e tu volti le spalle e dici via, via, come la terza insegnante, via, e li manda via perché non entri, no? Beh, questo mi pare il disprezzo per la cultura, il disprezzo per le città italiane, il disprezzo per quello che ti viene offerto, insomma qualcosa di sconcertante, ma mi aspetto che qualcuno dica che ho torto, perché forse sono stato burbero o brutale con gli insegnanti. Ebbene, io insegnanti così non li vorrei e mi auguro che non li abbia nessuno. Insegnanti che non sono capaci di usare la ragione e di rispettare la gentilezza e la proposta di vedere qualcosa di così significativo, o che perlomeno che si presume significativo, non mi sembrano insegnanti. La scuola, l'Istituto Leonardo da Vinci di Pescara ha qualche cosa che mi inquieta molto. E non vorrei che tutti quelli che insegnano in istituti come quello o simili a quello portassero verso la dannazione come hanno fatto questi. Dannazione è una parola sbagliata. Verso il nulla, li hanno portati verso il nulla di un panino in un qualunque ristorante scelto a caso e il nulla di fare un percorso in bicicletta che potevano fare anche fra 2 ore. Non vedo, quindi sto cercando di prevenire le polemiche. Ci saranno, ma insomma credo che quello che ho detto per le persone che vogliono ascoltarmi e che se fossero qua inviterei ad entrare con me alla mostra, appaia ragione di quello sconcerto che mi induce a parlarne.